Volevo parlarvi di una mia avventura con le Poste Italiane. È stato fantastico perché è un servizio veramente bellissimo. Telefonavo per avere informazioni, mi davano un'informazione di un tipo e un'informazione di un altro tipo. Inoltre, spesso e volentieri, se possono, attaccano il telefono in faccia quando non sanno le cose. E dunque, adesso devo calmarmi e dirvi tutta la mia avventura, cercherò di non grattarmi troppo le mani per il nervoso. E vi devo dire che ho fatto uno sbaglio, nel senso che io ho una postpay o postmat, non so come le chiamano, e ho telefonato alle Poste Italiane per avere maggiori informazioni. Io ovviamente all'inizio, siccome ho lavorato purtroppo nel customer service, ero molto gentile perché conosco come funziona l'ambiente, quindi non voglio far licenziare nessuno, anche se è un posto, credo, semipubblico, quelle delle Poste Italiane, comunque non è bello distruggere la vita di una persona, questo non è il mio carattere, quindi anche se una persona è non proprio piacevole, non cerco di farlo vedere proprio subito, 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 cerco di trattenermi anche perché sono al telefono e fortunatamente non mi vedono in faccia perché sono una persona molto espressiva, quindi purtroppo quando mi arrabbio posso anche non dire niente, però lo si legge tutto qui, cioè sono incazzata. Quindi fortunatamente il telefono non fa vedere la mia faccia da chiappa, che appunto è incapace di mentire. Quando sono incazzata si vede tutto, proprio tutte le emozioni in faccia. Non giocherò mai a poker nella mia vita, non ho mai voluto giocare a poker nella mia vita per questioni che potete immaginare, avrei perso anche le mutande e non è un bello spettacolo. Comunque mi era finito la postpay e ho chiesto a una postpay nuova che mi è arrivata, solo che nel frattempo ho cambiato stato, ho cambiato tantissimi documenti e quando scade la carta d'identità, ma poi ho scoperto che può essere anche il passaporto o anche mi hanno spiegato la patente di guida, loro bloccano tutto. E questa notizia è sul loro sito che secondo me è fatto malissimo. Ho dei problemi a navigarlo e io navigo su internet tutti i giorni e vi posso dire che è un grandissimo casino, secondo me, il loro sito internet. Quindi ho fatto questo esperimento di navigare sul sito internet e da qualche parte in fondo, molto nascosto, c'è scritto che se ti mancano qualche dato per la normativa del terrorismo che viene applicata solo da Poste Italiane, loro bloccano tutto. Dico questo perché io ho altre carte di credito e soprattutto quando ricevo una carta di credito io non devo attivarla, solo Postpay ti fa attivare questo con una telefonata lunghissima dove ti fanno giurare di accettare i dati personali contro il terrorismo che PayPal ha diritto di vita e di morte, credo, su di te in caso di errore. E quindi niente, io ho telefonato, la prima volta è caduta la linea, la seconda volta mi dovevano passare la collega, ma la collega non c'era e io continuavo a pagare. La terza volta è caduta di nuovo la linea o mi hanno attaccato il telefono in faccia, non lo so. La quarta volta mi hanno spiegato che ho sbagliato ufficio, che dovevano passarmelo. Mi hanno di nuovo passato l'operatore, ma la linea è andata a cagare e niente. La quinta volta mi hanno detto: ma lei, signorina, deve attivarla su internet. Come su internet, scusi. Gli altri operatori mi hanno detto che o non è possibile, oppure lo posso fare con voi. Ditemi voi cosa devo fare. Insomma, questo mi è scappato di dire, ma con questo tono di voce, lo giuro. Mi è scappato di dirle: questo servizio fa schifo, come cazzo funziona? Quindi lei, arrabbiatissima, mi fa: signorina, si è permessa di dire già due parolacce, alla prossima le chiudo il telefono in faccia. E purtroppo io a quel punto non ci ho proprio più visto. Gli ho detto: vaffanculo, stronza, e gli ho chiuso il telefono in faccia. L'operatore dopo è stato molto più gentile, devo ammettere. E cioè niente, non lo so, forse le Poste Italiane vogliono una dimostrazione di carattere, cioè se io proprio vengo presa per i capelli, vengo picchiata a sangue, sì, una pietra te la tiro, ma cioè, a un certo punto devo pur difendermi, no? E
E quindi niente, questa è la mia avventura con le post pay, non ho risolto niente, ma almeno ho tirato proprio fuori il satana che avevo addosso. Vi ringrazio tutti e fatemi sapere che devo fare, cioè probabilmente dovrò chiudere il conto e basta. Ciao ciao!